Guardate questo lampione, bello, bellissimo, rigorosamente spento perché c'è la luce del sole, ma probabilmente resterà spento anche durante la sera, per la maggior parte del tempo. E perché sì, perché gas, luce, quanto mi costi? Se lo chiedono gli italiani, se lo chiedono i brindisini, è una delle stangate, il caro bolletta che tutti gli italiani, quindi anche i brindisini, purtroppo si attendono per l'autunno prossimo. Piccole imprese del turismo, dunque, e dei servizi potrebbero trovarsi a pagare il prossimo anno 8 miliardi in più di costi energetici rispetto al 2021. Una stangata che rischia di mettere fuori mercato 90.000 attività senza un intervento immediato e le famiglie non sono risparmiate. Andiamo a vedere quindi che cosa ne pensano i brindisini. Arriva l'autunno e con l'autunno potrebbe arrivare un caro bollette. Che idea si è fatta? È un'idea proprio male, male perché noi siamo in difficoltà. L'ultima volta ci è arrivato un 2.500 euro di bolletta in un mese è tantissimo. Una nuova attività, abbiamo aperto a novembre, io sono un responsabile d'azienda e quindi il titolare si lamentava proprio per questo. Speriamo che incominciano a calare o a dare degli aiuti. Per quanto riguarda le aziende, anche attività nuove, noi abbiamo aperto a novembre, ripeto, è un'attività nuova e già siamo in difficoltà con queste caro bolletta. Vi aspettate una stangata? Spero di no, spero di no. E noi speriamo nello Stato che ci aiuti, come quasi tutti stanno dicendo. Lo speriamo. Non possiamo tornare indietro come tanti anni fa, però bisogna pure darsene una regolata, perché non è giusto che arrivano bollette che uno prende 500-600 euro al mese e poi deve pagare queste bollette sose. Comunque speriamo che il governo veramente faccia qualcosa affinché trovino la quadra, perché uno di destra, l'altro di sinistra, credo che dovrebbero trovare una certa come dire, collaborazione, ma non per la politica, per le persone che a un certo punto debbono pure mangiare, guardare ai figli e compagnia bella. E mentre Brindisi si appresta a festeggiare i santi patroni di San Teodoro e San Lorenzo rigorosamente con le luminarie e quindi con le luci, si attendono tempi migliori anche per le bollette di luce e gas.